Ok, eccomi, metto qua OBS, va bene. Una cosa, mi sa che chiudo la finestra. Eccoci qua. L'apro di là, perché così riesco a tenere la camicia. Eccomi! Aspettiamo ancora un poco. Ah, come monetization è off? No, noi la vogliamo on, perché voglio i soldi. No, questo non skippable ads, le togliamo. Save. Ok. Scrivete nei commenti, raga, se ci siete, vi voglio carichissimi. Oggi vogliamo la grana, esatto. Questa è la parte 2 della live in cui leggo il libro di Antonio Razzi. L'ultima volta che ci siamo visti è passato diverso tempo. Siamo arrivati al capitolo 6. Oddio, così. Oddio. La telecamera sta qua, ecco. Capitolo 6, dedicato a Papa Francesco. Non so perché. Per chi non lo conoscesse, Antonio Razzi è stato senatore, parlamentare, deputato per Forza Italia per diversi anni. E niente, è un gran clown. E niente, è stato anche in Ballando con le stelle. Esattamente come l'attuale presidente Zelensky, quindi magari è un segno del destino, chi lo sa. In ogni caso, sì, dai, vi leggo quello che c'è scritto nel retro, giusto per farmi un'idea. Ah, no, prima vado su Discord e dico a tutti quanti di unirsi. Non c'è un link? Che da un po' che non faccio le live, ci stava un link qua, che lo mostrava. Eccolo. Qua share, copy link, metto switch, metto qui su Hypernate Great, live streams, eccoci qua. No, che è sta roba? Comunque sì, adesso che posso ricominciare a fare le live, in effetti. Chissà, magari inizio a fare altre cose. Potrei giocare a qualche videogioco. Leggere altri libri. Io ho il libro della Meloni. Ho anche quello di Battista. Vari libri. Possiamo anche leggere il giornale insieme. Che c'ho il mattino. Possiamo leggere quello. Oddio. Il mattino anche il resto del Carlino. Non so se l'ho buttato il resto del Carlino che c'avevo qua. No, sta lì. Se volete dopo lo leggiamo. Ma si potrebbe fare una cosa del genere, che tipo ogni giorno, cioè ogni tanto faccio una live e mi riprendo leggendo il giornale e commento. Ci sta. Ecco il link, eccolo qui, devo metterlo. Eccolo, everyone. Italian live. Ok, così giusto. Non ci abbiamo gli stranieri tra le palle. Prima gli italiani. Ok, raga, scrivete nei commenti se siete attivi, se posso già cominciare a leggere sto libro. Così che avrei questo sogno oggi di finirlo, ma diciamo che la cosa si fa difficile considerando che mi mancano una sessantina di pagine, una cosa del genere. Siamo a 43 pagine su 96, siamo quasi a metà. Quindi niente, quello su Francesco non mi ispira particolarmente come capitolo, devo dirvi la verità, ma un po' più avanti ce ne sta un altro su Silvio che si intitola proprio. Ok, no, c'è il capitano Matteo, che c'è un capitolo su Salvini, questo in effetti sembra interessante. E poi.
Porta dell'Occidente? No, ci stava uno che si chiamava tipo Silvio Mi Manchi. Diplomazia naturale? No. Silvio Mi Manchi, capitolo 10. Ok, cerchiamo di arrivare almeno qua oggi. E se non ce la facciamo, magari siamo troppo stanchi, non vi vedo attivi. Dopo il capitolo 10 chiudiamo e facciamo un terzo episodio. Va bene? Io però, prima di cominciare, berrei un po' d'acqua. Sono tre persone che stanno guardando in questo momento. Finora solo se Stefan Sci-Fi Sci-Fi Net. Stefan Sci-Fi Net. Sembra un nome un po' islandese. Sci-Fi Net. Magari mi sbaglio. Ok, quindi ci siamo, direi. Iniziamo. Carichi. La sera che venne eletto lo era stato da poco anch'io, per la terza volta. La mia era un'elezione ben diversa, certo, molto meno importante. Erano i primi di marzo del 2013 e si stava cercando una nuova maggioranza uscita dalle recenti elezioni politiche. Io mi trovavo in Senato in una veste nuova, nelle file del PDL. La sera, dato che casa mia è proprio di fronte a Palazzo Madama, mi ero attardato con altri parlamentari alla buvette del Senato. Poi qualcuno ci ricordò cosa stava per succedere. Stasera eleggono il nuovo Papa. Wow. Era un momento storico. Da poche settimane Joseph Ratzinger aveva abdicato, diventando il primo Papa emerito della storia e annullando una serie di detti. Da ogni morte di papa a morto un papa se ne fa un altro. A quella sera, il 13 marzo, sarebbe stato programmato il suo successore. Perché non restiamo qui ad assistere? Il Senato spesso ha orari molto particolari. Quella sera poi c'erano ancora varie commissioni riunite, parecchi focolai di dibattito e capannelli di senatori. In un momento così delicato della storia della politica italiana si sarebbe varato di lì a un mese il governo di larghe intese presieduto da Enrico Letta. Caspita, si ricorda il suo nome. Perché no, dissi io. A volte le serate romane di chi fa politica sono un po' solitarie. Allora, quando ci sono spunti di aggregazione da quelli ludici, partite di calcio, cene, teatro e cinema, agli appuntamenti più importanti tra parlamentari, cerchiamo di farci compagnia. Tanto più che in quel momento la città era, come ovvio, blindata. Ci sistemammo ai tavoli della buvette e accendemmo la TV, scritto non con la TV, proprio TV, proprio da boomer. Trasmetteva un evento che si svolgeva a poca distanza. È vero, eppure ci sembrava fosse lontano migliaia di chilometri. Non è il primo papa che vedo eleggere dal vivo. A una certa età ne ho visti passare. Boomer. Ma ogni volta su Roma cala un'atmosfera mitica e mistica al contempo. Sarà, che ne so, il gioco di luci sapientemente diverso dagli scenografi preposti. Esisteranno figure del genere nel Vaticano? Oppure per chi crede che io sono tra questi? Aspetta, per chi crede che io sono tra questi, l'effetto che una certa volontà superiore conferisce all'occasione. Voi seguite, eh? Un po' noioso sto capitolo. Non so, ma durante l'elezione di un nuovo papa, Roma e Piazza San Pietro tornano a essere quelle storiche, davvero papaline, ma nel senso dell'epoca, e tutto si colora di una luce sacra e suggestiva. E così, tra queste e altre sensazioni, mangiando un panino e una birretta, eravamo in attesa del nuovo pontefice, come immagino tutto il resto del mondo. Quella era la quarta votazione dopo tre fumate nere. Dal giorno prima, come ogni probabilità, la decisiva. I più aggiornati davano le quote, come si farebbe alle corse dei cavalli. Do alla pari scola, 5 Bagnasco, a 10 Omalei, propose uno. Cocco Palmerio, non dimenticatevi di Cocco Palmerio, fece un altro. E chi è? Ma no, ce lo vedi un papa con questo cognome assurdo, ma che c'entra? Se sale al soglio si chiamerà in un altro modo. Insomma, questo era il tenore del dibattito, perché un'elezione papale, oltre a essere storico, è anche un momento divertente, coinvolgente di quelli che uno ricorderà in futuro.
dice lui. Dov'eri quando hanno eletto Benedetto XVI? Le domande solite. C'è da notare che nessuno dei miei informatissimi colleghi aveva fatto il nome di quello che poi sarebbe diventato pontefice. Gli altri, Cocco Palmerio a parte, erano personaggi piuttosto noti. Perciò, quando erano da poco passate le 8, al balcone di San Pietro si presentò questo sorridente ometto dall'accento castigliano. Tutti fummo sorpresi. Cocco Fresco, Cocco Palmerio. Buonasera, fu la prima cosa che disse José María Bergoglio, un inizio affettuoso e informale. Sembra che i miei fratelli cardinali siano venuti a prendermi quasi alla fine del mondo, ma siamo qui, disse ancora. Il riferimento era al fatto che fosse argentino, ma la cosa che notai fu che chiamò fratelli i cardinali. Uno si aspetta un registro molto più abbottonato, a volte cupo da queste assemblee ecclesiastiche. Con quel tono familiare, Bergoglio diede un calcio a ogni idea di grigiore e gerarchie che la gente ha sulla Chiesa. E poi il nome che scelse per sé, Francesco. La motivazione la diede giorni dopo in una conferenza stampa. Non ci fu nulla di premeditato, ma quando ci si rese conto, dopo il raggiungimento dei voti necessari e l'applauso degli altri elettori, che sarebbe stato eletto lui, un cardinale suo vicino, tale Claudio Holmes, pare gli abbia sussurrato una cosa decisiva: i poveri, non dimenticarti dei poveri. E così, racconta, gli è venuto in cuore quel nome, Francesco, il nome del poverello d'Assisi. L'uomo della pace che ama e custodisce il creato. Noi, nella buvetta, a sentire quel nome, scoppiamo in un applauso. Uno solo c'era rimasto male. Cocco Palmerio, io speravo solo tanto in Cocco Palmerio. Questo mi piace, quanto mi piace Francesco. Papa Francesco, a partire dalle prime mosse, ha fatto capire che vuole una chiesa per tutti, moderna, aperta al dialogo e sincera, e soprattutto la vuole povera, per i poveri. Eravamo tanti, tantissimi, e nonostante il suo atteggiamento manifestamente aperto, nessuno osava davvero avvicinarsi a Francesco. Mentre ero in attesa lo guardavo. Stavo in parte officiando una liturgia, in parte occupandosi della distribuzione del cibo ai bisognosi. Notai una cosa, era magro e pallido. Dalle mie parti si direbbe sciupato. Lo dissi preoccupato a mia moglie. Ma secondo te non dobbiamo preoccuparci? Di cosa? Chiese lei. Ma non vedi? È scheletrico. Non starà mica male. Antonio, prima di tutto, si è abituato a vederlo in TV e lo schermo deforma. E poi hai capito che vita fa un papa? Viaggi, missioni, impegni continui. Uno come lui, poi. La moglie spittafatti. Ah. Bah, mia moglie ha sempre una risposta per tutto e non fa testo. Se a me piace, lei letteralmente adora Papa Francesco. Non aveva occhi che per lui, mentre parlavamo. Se non avessi saputo che era l'uomo più pio della terra che dedicava quelle attenzioni, me ne sarei ingelosito. Comunque, mentre ero là che mi preoccupavo della salute del nostro amatissimo pontefice, mi si avvicinò un tizio. Scusi, ma lei non è mica il senatore Antonio Razzi? Sì, in persona, risposi gentilmente. Speravo non fosse un fan. Lo dico con modestia, ma continuamente vengo avvicinato da un sacco di gente che vuole fare foto ed è in cerca di autografi. La cosa normalmente mi lusinga davanti al Papa un po' meno. Sai che figuraccia? Io sto là emozionato davanti a questa figura santa e misericordiosa e magari uno si mette a dire: Forza senatore, mi fa un video di dicendo glielo dico da amico, che lo devo girare ai miei amici su Instagram e no. Con chi ho l'onore di parlare? Gli chiese allora il tesoriere. Il tesoriere? Di qui, del Papa. Ah, wow! Stavo davvero per farla la figuraccia. Però la prima cosa che mi viene da pensare è: che brutto lavoro che fai, amico mio. E infatti, dato che non so che sono uno senza filtri, glielo dissi. Non la invidio, mi creda. Lui si mise a ridere e farmi i complimenti, dicendo che ero ancora più simpatico di come apparivo normalmente. Con modestia. Lo dico con modestia. Infatti, merda. Ma io dicevo sul serio, i conti mi fanno paura. Conti uguale responsabilità. E io coi conti non mi sono mai trovato. Ok.
non sono proprio fatto per questo genere di compiti. Comunque col tesoriere, che poi era un giovane argentino, uomo di fiducia di Bergoglio da prima che diventasse papa, entrammo in simpatia e ci mettemmo a parlare di alcune cose. Senta, gli chiesi, ma secondo lei riusciamo a parlare un secondo con lui? Non so, deve fare un po' di cose ai minuti contati. Ah, che peccato, soprattutto mia moglie ci tiene molto. Mi spiace, però ascoltatelo, osservatelo mentre parla con le persone, saprà essere comunque di ispirazione. E così fu. Vederlo muoversi, dialogare, sorridere, fu un'esperienza stupenda, silenziosa e costruttiva. A un certo punto capimmo cosa aveva voluto dirci il tesoriere. Con Francesco, uomo di parole, si può anche non parlare, perché lui lo fa con tutto. Un po' come il santo da cui ha preso il nome. Dico solo che per l'emozione quella notte mia moglie non dormì. Tranne a fine mese. Esatto, Stefan. Spitting facts. La moglie di Draghi non. Di Razzi non ha dormito pensando a Papa Francesco, raga. Il giorno dopo parlò di una sorta di esperienza mistica. Wow! In cui sentivo una forte energia che lei si era irradiata dentro. Io pure faticai a prendere sonno, ma per questi altri motivi. Durante la chiacchierata, quel segretario mi parlò di altro. Ci va sempre in Corea? Chiese a un certo punto. Oh shit. Rigore. Lei è davvero informatissimo sul mio conto. No, è che ogni volta che la vedo in televisione mi chiedo come fa a intrattenere rapporti con gente tanto lontana da noi. Ma sa, applico una cosa in cui voi della Chiesa siete preparatissimi: ascolto e comprensione. Già, giusto, mi sembra un atteggiamento realmente cristiano. E di lì altre cose. Poi la discussione scivolò sui saluti, anche perché non era il momento per parlare direttamente col Papa, però lasciandolo gli voglio offrire una profezia. Sa cosa le dico? Se non sarebbe una cattiva idea, non sarebbe una cattiva idea una visita. Si spieghi meglio, mi disse. Per me un viaggio del Papa in Corea sarebbe un vero colpaccio. Sorrise e alzò le mani verso il cielo, un modo per dire sia fatta la volontà di Dio, e la volontà di Dio, l'ho capito ormai bene, ha strani, creativi modi per esprimersi, per esempio tramite dinamiche insospettabili. Prima di tutto la visita che auspicavamo col tesoriere ci fu, ma nella Corea sbagliata. Oddio, sono gusti. Quella del sud comunque. E i miei amici del nord si fecero notare per un'idea cattiva, lanciare un razzo proprio in quei giorni, capito? Un esperimento missilistico proprio quando a pochi chilometri sta arrivando il Papa, cioè sta arrivando Francesco, tutti i tempi sbagliati. Da quello che capimmo lui, il pontefice, non se la prese, però la sua reazione pacifica non mi impedì di fare una mezza ramanzina a Kim Jong-nam. La prima volta che mi capitò di tornare. E beh, gli dissi subito. Va bene, non ho detto e beh, ma il senso era proprio quello. Com'è possibile? Arriva il Papa e voi vi mettete a sparare? Dovete capire che questo genere di cose non vengono prese bene dall'opinione pubblica occidentale. Qua viene fucilato. Razzi, cartomante, agente di viaggi, esatto. Lui mi guardò davvero mortificato. Aveva capito quanto fosse stata una mossa inopportuna, ma non credo, penso che l'avrebbero sparato se avesse detto una cosa del genere. Senatore, non era una cosa contro il Papa. È che in questi test missilistici hanno bisogno di programmazione e la visita di Francesco è arrivata inaspettata. Insomma, non potevamo proprio rinviare. Non potevano. Lo guardai e pensai che era sincero. Perciò me ne uscii con una battuta. Ok, ho capito. Diciamo che era un fuoco d'artificio per festeggiare il suo arrivo. Risate di tutti. Merda. Risate di tutti. Però mi venne un'idea, dato che era come se fossi in credito verso di loro. Presidente, ma come si può fare per riparare? Lui si mise in attesa. E dato che volli farlo un po' aspettare prima di rispondergli, anche per creare un po' di suspense e perché nelle conversazioni diplomatiche bisogna essere tattici, lo facemmo aspettare ancora. Fu
Devo parlarvi per introdurvi ciò che dissi a Kim, di un'altra cosa, della situazione che della Chiesa Cattolica nella Corea del Nord. Come saprete, è uno stato socialista e la fede, la religione, insomma, tutte le credenze non sono mai incoraggiate. Ovvero, tecnicamente non esiste il divieto di culto, ma dall'ateismo, che è al centro della dottrina marxista, all'unico culto ammesso, che è quello verso la dinastia che governa il paese da sempre, non è che i cristiani non siano proprio protagonisti della scena culturale. Ho scritto male sto posto, non l'ha riletto. Però, e io non riesco a spiegarmi come succeda, forse è il messaggio di Cristo a vincere ogni ostacolo. Boh. Io rispetto a queste cose mi metto sotto. Comunque succede che la Chiesa esiste e una discreta percentuale di nordcoreani si professa cattolica. Io ho anche partecipato a una messa una volta che ero là. Non ci si crederà, ma la Chiesa era strapiena. Credo ci sia grande bisogno di fede e di speranza, e il nuovo corso di Kim Jong-un sta favorendo l'apertura anche in questo senso. Fino a qualche tempo fa, la principale parrocchia di Pyongyang era tenuta da un prete italiano, che ora sta in Giappone. E pensate, un giorno questo parroco mi ha anche chiamato, chiedendomi di dargli una mano a farlo tornare là. Si vede che si trovava bene, o che sentiva forte la missione di predicare in quella nazione. Chissà, sta di fatto che, dopo averlo ascoltato con rispetto, gli ho detto che non potevo fare molto per lui. Non che sia uno con dei poteri decisionali, sia nel governo della Corea del Nord che nelle gerarchie ecclesiastiche. Beh, giustamente, almeno onesto. Apro una parentesi. Io non so la gente cosa pensa io sia. Mi attribuiscono superpoteri a volte. Vorrei ricordare a tutti che alla fine io sono solo un vecchio operaio abruzzese trapiantato in Svizzera. Ho un solo dono, riesco a parlare e generalmente farmi volere bene. Chiusa parentesi. E anzi, chiusa la suspense verso il povero Kim, che ancora aspetta di sentire la mia idea. Insomma, sa cosa si può fare per rimediare alla cattiva figura gli feci? No, senatore, me lo dica lei. Lo fissai, volevo capire se fosse pronto a ciò che avrei detto. In effetti era molto curioso e allora sparai, ma nel senso buono stavolta. Perché non lo invitate? Silenzio. Oddio, pensai. Forse davvero l'ho sperata. Forse davvero l'ho sparata. E anche grossa. Perciò sentii il bisogno di circostanziare la mia proposta. Ma sì, mi creda. Mi creda. Voi vi dite rivoluzionari, così fareste una grossa rivoluzionaria davvero. Fareste, oddio. Così fareste una cosa rivoluzionaria davvero. Tutto il mondo si ricrederà sul vostro atteggiamento nei confronti dell'Occidente e della sua principale religione. Diventerete agli occhi di tutti più buoni. Poi lui mi sorprese, mi guardò a sua volta e reagì in modo incoraggiante. Bisogna pensarci, organizzare, capire bene come, però non è una cosa da escludere. E infatti, dopo un anno e mezzo da quella conversazione, lo hanno invitato sul serio. Lui Francesco, in Nord Corea. Punteggiatura strana. Ancora attendiamo la risposta, ma, e la profezia stavolta la regalo a chi mi legge, accetterà. Ne sono sicuro. Uno come Francesco, un'occasione del genere, non se la può far scappare. Quindi, razzi in Corea del Nord, eh? Secondo voi è possibile? Io non lo so, eh. Voi che ne dite? Razzi in Corea del Nord. Cioè, razzi, Francesco. Che ne dite voi nei commenti? Che ci sono tre di voi che stanno guardando. Forza. No, non lo sapete. Ah. No, non mi sembrate. Siete un po' basiti da tutto ciò. Si vede. Lo sento proprio. Vabbè, ya. Fatemi vedere un attimo una cosa qui.
Non so se il Papa andrà mai in Corea del Nord, eh? Mi Il sembra una Papa cosa un andrà po' assurda. mai in... Vabbè. Ok. Capitolo 7. Questo non credo. Stefan. Capitolo 7. Questo è dedicato a Salvini. A proposito di persone di successo, visto che consensi sta ottenendo Salvini, percentuali bulgare, si diceva una volta. Aspettate. Questo libro quando è stato scritto? 2019. Novembre 2019, proprio nel periodo in cui Salvini stava esplodendo, in effetti. Datate, sarà molto datato tutto ciò, oddio. Oggi si direbbe nordcoreane. Un po' lo penso, tra lo scherzo e no. Cosa che il capo della Lega voglia mettere sul regime? Cosa? Che il capo della Lega voglia mettere su un regime? No. Alla fine è un bravo ragazzo, non ci potrebbe neanche pensare. Non sorprenda se ne parlo bene. Non sorprenda se ne parlo bene. Con tutte le distanze politiche e personali mi sta simpatico, anche se sono meridionale e non dovrei dirlo. Perché diciamoci la verità, quella di volersi conquistare la simpatia dei popoli del sud che per una vita è maltrattato è una mossa politica. Però riflette un'intelligenza non comune, che pure quando interviene in TV esce tutta fuori. Quando gli fanno una domanda non c'è modo di metterlo in difficoltà. È uno spin doctor. La sua tattica sta tutto in questo. Se alla domanda posso subito ribattere, non ce n'è per nessuno. Matteo ha una buona dialettica e la sicurezza del carisma. Se la domanda è particolarmente critica e non ho tutti gli argomenti per ribattere, niente paura, la giro. Ok, questo l'ha capito. Ma non in senso figurato, ovvero non rispondendo. No. Proprio in senso letterale, la prendo da dietro, così guadagno tempo e la osservo bene. Per farlo metto su un piccolo repertorio di frasi profonde, pensose e buone per ingannare l'interlocutore. Ingannare. Magari un esempio tratto dalla vita di tutti i giorni. Nel frattempo mi sdoppio e mi metto a osservare quel tema, ripeto, da un'altra angolazione. E da un certo punto di vista tutti i temi sono affrontabili, basta capire qual è il lato giusto. Una volta individuato, torno a bomba sulla domanda e la smonto con calma. È davvero una bella tecnica. Chissà dove l'ha imparata. Mi piacerebbe anche parlare così. Io invece, qualche volta credo sia un guaio, oltre a un dono, dico sempre la verità. No, dicevo che penso che questa, diciamo, vocazione ma maggioritaria Salvini l'abbia proprio presa dalla Nord Corea. Quando? Dio, quando è venuto con me? Nel 2014 l'attuale ministro dell'interno è venuto, al seguito del sottoscritto, nel paese più comunista che c'è, e me lo ha chiesto lui. Aspetta. Attuale ministro dell'interno. Ma se è stato pubblicato nel novembre, vabbè, non è molto aggiornato, diciamo, eh. Era fine agosto, eravamo una delegazione di 25 persone, da destra a sinistra, passando per Grillini, era rappresentato tutto l'arco parlamentare. E tra questi appunto anche la Lega, perché i miei colleghi sono curiosissimi di conoscere il paese. L'inizio del viaggio non fu semplice, partimmo per Amsterdam con biglietti di seconda classe, mi ricordo ancora il prezzo, 680 euro in tutto. Arrivammo ad Amsterdam, dove ci saremmo imbarcati per la Cina, e là iniziarono i problemi. Mi spiace, c'è un guasto, annunciò un hostess. Eravamo già a bordo dell'aereo KLM che ci avrebbe portati a Pechino. Oh cacchio, esclamai senza badare all'etichetta, tipo Peter Griffin. Fu proprio Matteo a parlarmi. Perché sei così preoccupato? Antonio chiese. È perché conosco bene la tratta. Se non arriviamo in mattinata si crea un casino. Il guaio è che i collegamenti con la Corea del Nord mica sono facili. Ce n'è solo uno ogni 2 giorni da Pechino, l'unica città straniera da cui si può arrivare volando. E se avessimo saltato la coincidenza della mattina, avremmo dovuto aspettare 2 giorni in Cina. Spiace
spiegai tutto ai miei colleghi parlamentari. Poi mi girai verso di lui, che mi è sempre parso un tipo pratico. Ma te, dobbiamo capire di che ritardo stiamo parlando. Chiedemmo lumi. Chiedemmo lumi. Almeno 4 ore. C'erano problemi a un motore e a un'ala. Non era una cosa da poco, e i guai non erano finiti. Fummo costretti a scendere dal velivolo, dato che il guasto si doveva riparare anche dall'interno. Un caos totale. Un po' mi sentivo anche in colpa, dato che ero il capo delegazione e che nei giorni precedenti non avevo fatto che magnificare il viaggio che avremmo fatto. Comunque, come fu e come non fu, partimmo. Per acchiappare l'altro aereo saremmo dovuti arrivare alle 9:30 del mattino. Arrivammo purtroppo alle 3 del pomeriggio. Non c'erano speranze, rivelai agli altri, rammaricato. Infatti qualcuno iniziò ad arrabbiarsi, mentre il resto della delegazione faceva piani su quei 2 giorni in attesa a Pechino. Potremmo andare a vedere il nido dell'uccello, propose qualcuno in riferimento al magnifico stadio della megalopoli cinese. Un 5 stelle, sicuro. Straight facts for real. Tra l'altro, sì ragazzi, in questi giorni si gioca proprio qua la finale della Supercoppa, fecero altri ragionando da tifosi. Nessuno poteva immaginare cosa sarebbe successo al nostro arrivo. Neanche misi piede fuori dall'aereo che un tizio, evidentemente orientale, mi parlò. Senatore Razzi, sì? Gli altri si misero a ridere, commentando il fatto che fossi conosciuto anche là a Pechino. Lei e la sua delegazione mi potete seguire? Chiese. Sì, certo, balbettai. Lo seguimmo su un pulmino, ma in quel momento avevo paura. Non è che qualcuno di noi si era messo nei casini? Ci fossero problemi di passaporti, di guai con la legge? Sai, con tutti questi parlamentari a bordo. Si sa, a volte la politica è tutta una malvivenza, come direbbe il mio imitatore di fiducia. E invece, dopo un tragitto breve, la sorpresa delle sorprese, un aereo. Ma, fu la mia reazione. Senatore, prego, l'aereo vi condurrà a Pyongyang. Ci avevano aspettato per più di 6 ore. Se fosse successa una cosa del genere in Italia, come minimo gli altri passeggeri ci avrebbero linciato. Ore e ore ad attendere un gruppo di brutti ceffi come noi, con un caldo da matti, tra l'altro. Viceversa là sopra, quando salimmo con sguardi imbarazzati, già pronti a scusarci e giustificare il ritardo, erano tutti in paziente attesa. Sono orientali, sono diversi, rispettosi ed educati. In questo ci possono fare lezioni tutta la vita. Quindi, raga, se ci fanno aspettare 6 ore per dei parlamentari, siamo maleducati noi. Bel colpo, Antonio. Hai organizzato tutto tu, vero? No, io. Ma se me lo ha detto il tizio. Ha detto che se non ci fossi stato tu, avremmo dovuto attendere chissà quanto. Complimenti. È perché piace, Razzi piace. Chissà perché i nordcoreani sono fissati coi razzi. Insomma, il capo della Lega iniziò a rendersi conto di quanto valevo. Anche se a mia insaputa, tra i nordcoreani. Un'impressione che fu confermata quando atterrammo a Pyongyang. Sbarcati ci accolsero con tappeti rossi e troupe di cameraman e fotografi. Sembravamo delle star del cinema. Poi ci vennero a rilevare varie Mercedes che ci condussero verso un ristorante. Qualcuno protestò. Non avevamo neanche avuto il tempo di farci una doccia e cambiarci d'abito. C'è una persona importante che vi aspetta, ci disse l'interprete gentilissima. Vogliate pazientare solo poco tempo, ma so che la cena non vi deluderà. Entrati nel ristorante, di gran lusso mi venne a salutare una vecchia conoscenza, il presidente del Partito dei Lavoratori, un pezzo grosso che qualche tempo fa, prima, avevo invitato in Italia per un viaggio istituzionale, facendogli conoscere il presidente della Commissione della Giustizia, Nitto Palma e Maurizio Gasparri. Oh, damn, tra gli altri. Quel viaggio lo aveva reso molto contento e da allora nacque una bella amicizia tra di noi. Allora, senatore, è contento? Mi fece vedendomi incontro per accogliermi al tavolo? Io sì. Che bell'invito a cena, dissi in modo interlocutorio. No, mi riferivo all'aereo, puntualizzò lui. Ah! Perché è stato lei a. A quel punto Salvini, che mi era accanto, voglioso di conoscere di persona i vertici della politica nordcoreana, mi diede un colpetto di gomito. Te lo dicevo, Antonio, qui tu sei un boss. Imbarazzato, continuai a parlare con il presidente.
E dovete scusarmi se vi ho fatto condurre qui senza neanche una sosta in albergo, ma sapete, domattina devo recarmi in Cina per lavoro e non volevo perdere l'occasione di salutarvi. Ecco spiegato il perché di quei quasi rapimenti. La serata fu molto bella, cenammo bene e tutto si svolse in allegria. Di cene ne facemmo parecchie altre, come pure si può vedere da alcuni filmati che arrivarono in Italia. Li avevano girati gli invitati del TV6, una televisione locale abruzzese, un emittente di amici. Era in pratica una delle prime TV occidentali ad entrare nella Repubblica. Damn. Repubblica. Dalla Corea per conoscere Gasparri, ma infatti. Merda, conosce Gasparri. Insomma, il buon Matteo si divertì parecchio nelle riprese, lo si vede ballare, ridere e scherzare, eppure a bere. Apprezzò molto la loro birra e gli do pienamente ragione. Ogni volta che vado là ne faccio della scorta. È fantastica. Ma dov'è sta dittatura? Continuavo a ripetermi. Insomma, tutto andava per il meglio. Avemmo anche l'occasione di visitare un ospedale che, ci dissero, era stato costruito in soli 8 mesi. È un enorme parco acquatico costruito in 9 mesi. Tempi record per noi italiani. E ovunque mi facevano grandi onori, fortificando la mia immagine presso gli ospiti italiani. Ma non potevo immaginare cosa sarebbe successo di lì a qualche giorno. Un incidente che rischiava di incrinare l'idea che i miei connazionali si stavano facendo di me in Nord Corea. Eravamo con Salvini e gli altri, sul 38° parallelo, ovvero il confine tra Sud e Nord Corea. Io già ci ero stato diverse volte e stavo mostrando alla delegazione italiana la composizione del confine e i presidi degli eserciti contrapposti. Ebbene, appena arrivammo, i militari notarono le telecamere di TV6 e clamorosamente ordinarono di sequestrare tutto. Ma, dissi io, com'è possibile? Non me l'aspettavo, fino ad allora non mi era mai successo. Al massimo i primi tempi. Ci chiedevamo di consegnare i nostri apparecchi, ma il sequestro no, era in imbarazzo, ero in imbarazzo. Si era creata una situazione di disagio e stavo pure per fare una brutta figura con i miei colleghi onorevoli e responsabili della televisione. Prima di entrare in panico, ebbi un'alzata di ingegno. Vabbè, fatemi parlare col responsabile del presidio, proposi agli interpreti. In pochi minuti mi condussero in una struttura al chiuso. Mi trovai davanti un tizio, un colonnello, come mi fu detto, e aveva un atteggiamento piuttosto severo, marziale, è il caso di dirlo. Non guardava mai negli occhi. Oh cacchio, dissi tra me e me. E ora qua passiamo un guaio. Però appena incrociamo gli sguardi, notai che dopo un esame del mio viso mi scrutò con aria diversa. Io non persi tempo e iniziai a parlargli della situazione. Colonnello, non sapevamo di non poter fare filmati, altrimenti non mi sarei permesso di portare gli operatori. Cercai di scusarmi, però può essere così gentile da restituirci l'attrezzatura? Sono miei ospiti, mi spiacerebbe creare loro problemi. Lei ha un'aria conosciuta, mi disse. Sono italiano, gli dissi. Mi chiamo Antonio Razzi. Il suo viso si fece tutto un punto esclamativo. Antonio Razzi, disse, scendendo ogni sillaba in una parlata che tentava di riprodurre la mia. Sì, feci timidamente. Mi venne incontro di slancio. Pensai al peggio. Vuoi vedere che mi stavo per avere un pagliatone là, sul 38° parallelo? E invece spalancò le braccia e si mise a urlacchiare di gioia. Senatore Razzi, che onore! E giù risate, inchini e poi finalmente le scuse. Ottenemmo subito ciò che ci aveva tolto. Per fortuna lui con gli amici parlamentari e i miei ospiti. Lui volle persino farsi un selfie con me. Certo, ci feci una bella figura con gli amici parlamentari e i miei ospiti della TV. Poi potemmo scattare foto e fare filmini a tutto andare. Tanto che a un certo punto sentimmo un trambusto proveniente da oltre confine, dove c'era un gabbiotto azzurro. Bisogna sapere che alla frontiera non ci sono né muri né recinzioni, sembra tutto libero. Con la differenza che se uno prova a passare gli sparano subito, senza intimare il rituale chi va là. Ma non fu quello il caso. Solo inaspettatamente uscirono dei militari americani attratti da quel clamore e dal flash e gente che poteva riprendere liberamente. Erano straniti gli Yankee, facile che fosse la prima volta che vedevano la stampa da quelle parti, e questo episodio la dice lunga sul mutamento di costumi e sulle nuove aperture del Nord Corea.
Proprio in quel momento Salvini mi si affiancò e con lo sguardo verso il confine, sicuramente attirato da quelle scene così inedite e piene di storia, proprio lui, che ora tutti chiamano capitano, mi offrì la sua ammirazione. Basta, Antonio, qua se scoppia una guerra ci vuoi tu. Per cosa? Chiesi sinceramente incuriosito. Io? Chiamatemi codardo, non sono uno fatto per la guerra, amo la pace e la serenità. Come per cosa? Per farmarla, logico. Oddio, Razzi Chad, raga. Proprio un Razzi Chad. Il chadissimo. Com'è la qualità dello stream? Mi sentite? Mi vedete? Sì? Sono più stanco del previsto. La porta dell'Occidente. Questo è il capitolo 8. Sono altre 6 pagine. Cosa però? Si vede e si sente bene, grazie Stefan. Allora, questo di che parla? Sempre su Nord Corea. Cosa volete sentire? Un altro capitolo sulla Corea del Nord? O passiamo direttamente al capitolo in cui dice Silvio mi manchi? Ditemi voi. Perché dopo questo direi di chiudere. Che sono stanco e non c'è molta gente. Devo riprovare un'altra volta. Devo anche pensare a qualcosa di nuovo da fare con questo format. In effetti sarebbe carino se facessi tipo dei gameplay, magari in inglese. Così includiamo più persone. Perché sì, per carità, i libri in cui leggo Razzi, cioè il video in cui ecco Razzi, per carità, simpaticissimo. Però secondo me è meglio. Vogliamo finire in grosso, va bene. Ci leggiamo Silvio Manchi, ci manchi. Perfetto. Ah, capitolo 10. Al di là di quello che è successo nella vicenda venezuelana, visto che sto parlando di grandi della terra, resta un dato: la scomparsa di Silvio Berlusconi nella mia vita. E dire che eravamo molto legati. A un certo punto avevo pensato di aver trovato in lui un faro politico e umano, e anche di più, un fratello maggiore. Ancora ricordo gli sfottò di giornalisti e commentatori quando parlavo di lui. Sono un fan, un suo dipendente, un fanatico, schiavo? Sì, anche schiavo. È lui il capo, è lui che mi paga e sono al suo guinzaglio. Kinky. Oppure, voterò comunque come mi dirà Berlusconi. Lui dice quello che devo fare e io lo faccio. Quando c'era lui. Tutti questi casini, tutte queste guerre nel mondo non c'erano. I Marò sono ancora in India, con Berlusconi da mo' che stavano con le loro famiglie. Potrebbe fare anche il mediatore per l'ONU, andrebbe solo per dialogare e fare la pace. O ancora, una volta che andai da quei mattacchioni di Un giorno da pecora su Radio 1, talk show condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Io non sono né Falco né Colomba del PDL, sono solo di proprietà di Berlusconi. Come di proprietà? Si stupirono i due conduttori. Avevo usato quel termine apposta, sapendo che avrebbe destato sorpresa. Io sembro un ingenuo quando parlo, invece misuro molto ciò che dico, e quando sparo lo faccio per ottenere reazioni. Nel senso che quello che lui mi dice io faccio. Ce ne vorrebbero altri due di Berlusconi. In che senso dice che ci vorrebbero altri due Berlusconi? Mi chiesero. Siccome l'Italia è divisa tra nord, centro e sud, ci vorrebbe un Berlusconi al nord, uno al centro e uno al sud. Così sicuramente diventeremo la più grande nazione al mondo. L'Italia diventerebbe il giardino del mondo. Paste. Passatissimo, Razzi. E per Berlusconi lei farebbe qualunque cosa? Farei qualsiasi cosa. Mi getterei anche sotto un treno per salvare l'Italia, lo farei. E piuttosto che tradirlo, preferirei morire. Ha concluso Razzi. Berta. Ma non è che lo dicevo per dire, per mostrargli fedeltà o per fare show. Io ci credo veramente. Io ci credo veramente. Meno male che Silvio c'è. Ho perso io ci credo veramente. Adoravo Berlusconi e il nostro rapporto era di sincera amicizia. Amicizia.
Avevamo anche un nostro modo per salutarci, come due vecchi amici. Pronto? Parlo col senatore più famoso d'Italia? Mi chiedeva, giocando con quella voce da seduttore che ha. E io parlo col presidente più famoso del mondo, rispondevo io, che pure, in quanto a battuta pronta, me la sono sempre cavata. Poco cringe. E poi incontri, chiacchierate, cene con le nostre signore, telefonate per i compleanni e le festività, discorsi seri e momenti delicati in cui siamo stati vicinissimi. Nel giugno 2016 doveva operarsi al cuore. Io mi trovavo sull'autobus che da Pescara mi portava a Roma, quando a un certo punto squillò al telefono. Era Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi. Il presidente vuole parlarti prima di essere operato. Ora te lo passo, pensai ad uno scherzo. Ma come? Tra tutti gli amici che ha, vuole sentirsi proprio con me. Però chi è che poteva farmi questo scherzo? Antonio, buongiorno, mi fece. Era lui. Il suo timbro era inconfondibile, lo riconoscerei tra mille. Buongiorno, presidente, come va? Gli dissi. Per essere uno che sta andando a farsi aprire il cuore piuttosto bene, rispose. Aprirsi il cuore, quelle parole mi gelarono. Ma lui sembrava non dare troppo peso all'intervento, e fatto così ha affrontato le migliaia di sfide di una vita rocambolesca, con fiducia e il sorriso intatto. Io replicai con gli auguri di rito: Presidente, tutto andrà bene, vedrai, ritornerai più in gamba e forte di prima, anche perché qui senza di te non siamo messi bene. Lui rideva: Ho fatto bene a salutarti prima di entrare in macelleria, mi sei simpatico e mi porti bene. Invece questi mi emozionarono. E dire che ci sono abituato. Non lo so perché, ma la maggior parte della gente pensa che io sia una sorta di amuleto. Ma detto da lui è un'altra cosa. Toccante, un momento toccantissimo. Dimmi cosa posso fare per te, proposi a quel punto. Ma una preghiera a Sant'Antonio non sarebbe male, e il tuo santo sicuramente risponderà. Sarà fatto, gli promisi. Accanto a me c'era Raffaella Di Giovanni, che rimase a bocca aperta perché avevo ricevuto quella telefonata. Aspetta, devo fare una cosa un po' da meme, com'è? Aspetta. Così. No, così devo fare. Sì. Perfetto. Fate lo screenshot, raga, e mandatemi meme. Questa cosa, aspetta, la rifaccio. Questa cosa qua, rimase a bocca aperta. Bene, fatto lo screenshot, ottimo. Allora, mi raccomando, mandate quello screenshot su Discord e magari fateci il PNG e fate cose. Ah, ok. E per Berlusconi lei farebbe qualcosa? E per Berlusconi lei farebbe qualunque cosa? No, aspetta, sono un po' avanti. Andai oltre. Eravamo dalle parti del 31 giugno, proprio il giorno di Sant'Antonio, il santo miracoloso che assicura 13 miracoli al giorno. In quell'occasione promisi pubblicamente, anche se l'operazione a cui si stava sottomettendo Berlusconi fosse andata bene, avrei pagato io la banda del paese alla festa dedicata al santo. Tutto andò per il verso giusto e dunque mantenni l'impegno. Il senatore Antonio Razzi ha offerto l'impegno della banda musicale. Aspetta, il senatore Antonio Razzi ha offerto l'impegno della banda musicale, era riportato sul manifesto. Oppure quando fui vittima di scherzi a parte e poi fui invitato in trasmissione. Il giorno dopo in Parlamento parecchi colleghi, specialmente del mio partito, Forza Italia. Ma che cazzo di. Bravo Antonio, lo sai che ieri da Bonolis c'è stato il 28% di share per merito tuo, esclamò. Gli altri, quelli che erano presenti e che la mattina mi avevano criticato, di colpo furono zittiti. Questo per raccontare solo alcuni aneddoti del nostro rapporto. Eravamo come due bambini che si sono ritrovati, entrambi nati da famiglie semplici che nella vita ce l'avevamo fatta, ed entrambi continuavamo a mantenere sempre quella semplicità, quell'empatia, la voglia di continuare a fare del bene e a divertirsi con la vita. E
e portare avanti i nostri progetti politici anche su vasta scala. E come sta Uguaglione? Uguaglione, mi chiedevo ogni tanto. Uguaglione, per chi non conosce il napoletano, lingua che sia Berlusconi che io amiamo moltissimo e ci divertiamo a imitare nelle nostre conversazioni, significa il ragazzo. Il ragazzo del nostro linguaggio cifrato era il niente poco di meno che Kim Jong-un, Uguaglione. Si scrive con la G, non lo sapevo. Waio, presidente Berlusconi, ti manda i saluti. Ho anche detto a Kim che si è divertito da matti sentendomi parlare in dialetto. E invece a un certo punto è scomparso. Ed è stato proprio in occasione di un'idea che me ne sono accorto. Il mio piano era riportare Berlusconi in Corea del Nord. Volevo presentargli Kim a tutti e tutti i vertici del paese. Berlusconi si sarebbe sicuramente guadagnato la simpatia di tutti, anche tramite i miei uffici, e avremmo potuto, con la sua figura così autorevole, fare ancora di più per la pace del mondo. Provai a chiamarlo e mi rispose un centralino. Una voce mi disse che avrebbero informato il presidente della mia telefonata e che lui poi avrebbe provveduto a richiamarmi. Ma niente, per giorni. Vabbè, pensai, sarà impegnato. Ritentai dopo tempo, stessa trafila e stesso buco nell'acqua. Che strano. Però anche in nome del nostro legame non detti troppo peso a quell'assenza. Poi arrivò la campagna elettorale e pensai che da alto esponente regionale e senatore uscente sarei stato coinvolto nelle strategie e nelle nuove candidature. Addirittura pensavo che avrei potuto essere un selezionatore locale. Anche in quel caso nulla, ma vuoi vedere che... Ma no, è impossibile. Però il tarlo restava, il sospetto insomma. Che non fossi più nei piani del partito. Uno certe cose se le sente. Un giorno incontrai alla posta del Senato Niccolò Ghedini. Lui era il mio compagno di banco all'aula parlamentare. Allora, si sta parlando di una nuova candidatura? Gli chiesi. Penso di sì, rispose. Se non ricandida te, non candida nessuno. E invece sul finire del 2017 venni a sapere dai giornali che ero fuori. Non sarei stato neanche candidato. Quei pochi del partito che non mi rispondevano, dissero, che mi rispondevano mi dissero che dai vertici era ritenuto inadatto. Io, inadatto? Di inadatti ce ne sono centinaia. Ve lo dice il sottoscritto, centinaia che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera. Io sono lì sempre al lavoro, insomma, iniziarono a girarmi i cosiddetti. Cope. Pensavo comunque che Berlusconi non c'entrasse niente, pensavo a gente invidiosa del partito perché ho troppa popolarità e che questo desse fastidio. Berlusconi questo non lo pensa, figuriamoci se ha problemi di gelosie uno come lui e non l'avrebbe mai fatto. Tenermi fuori senza preavviso, dico, che poi ormai il punto era più il mio futuro in politica e in Forza Italia. Non pretendevo niente e non me ne poteva fregare più di tanto. Era un fatto di principio, per correttezza e gentilezza, minimo una telefonata me l'avrebbe potuta fare. Anche lui avrebbe potuto alzare la cornetta e dirmi: Antò, non ti posso candidare perché vogliamo un cambiamento, candidiamo gente nuova, i giovani. Ma quali giovani? Ho visto gente che ha tradito che sta lì e beh, sta cosa lui me la poteva dire, mi poteva parlare, ho 70 anni. Ho 70 anni e anche per rispetto all'età qualcuno avrebbe dovuto farmi sapere qualcosa. In fondo io ho salvato un governo e alle elezioni successive ho portato valanghe di voti al partito. Il risultato del 4 marzo 2018 invece nel mio Abruzzo Forza Italia ha perso. Ma era logico, iniziai a fare circolare qualche dichiarazione. Mi merito una spiegazione, invece non mi chiama nessuno. Se ne fregano altamente, un partito così non può andare avanti. Chiamo ogni giorno il centralino, mi dicono che passo la telefonata a Berlusconi, che poi verrò richiamato, e invece non mi richiama mai nessuno. Potevo essere l'orgoglio di Forza Italia. Potevamo dire che nel partito c'era un amico di Kim, che in qualsiasi momento poteva riportare la pace nel mondo, e invece niente. Ripeto, continuavo a pensare che Berlusconi non fosse responsabile. Ero convinto che non gli dicessero nulla delle mie chiamate. Se avevamo candidato gente che l'aveva tradito, addirittura che gli avevano votato contro, immaginavo che fosse vittima di un raggiro. Mi veniva la nausea perché una cosa del genere fa schifo. Poi però il tempo passava. Perciò mi rivolsi direttamente a lui, con una lettera aperta di pancia. Caro Berlusconi, ma che sta succedendo in Abruzzo? In realtà Forza Italia, dopo aver fatto letteralmente fuori Sabatino Aracoo,
Antonio Razzi, Paolo Pelino e Fabrizio Di Stefano. Adesso si è occupata anche di chiudere fuori Paolo Gatti, piazzando al suo posto un giovanotto proveniente dalla sinistra, Partito Democratico. Quest'ultimo, Tomo Tomo Cacchio Cacchio, sentendosi un po' zorro e un altro un po' Campador, è venuto provvidenzialmente, a sua detta, certo che lui se la canta e se la suona, a risolvere i problemi del partito. Caro Presidente, in Abruzzo con il coordinatore che tu stesso hai fatto eleggere al Senato, contro il buonsenso peraltro, non si va proprio da nessuna parte. Sei un bullo in abiti sartoriali, ha detto di lui il coordinatore dei dipartimenti della Lega Abruzzo Gianfranco Giuliante, su certa stampa.it, e non è certo, c'è un po' di lag, no, che mi è apparso un coso, dice YouTube is receiving. Comunque, lettera fortissima. È venuto il momento di fare, o povero marinaio, o ricco pescatore, come si dice dalle mie parti, osare chiedendo che lascino i loro posti almeno i tre quarti dei titolari, non più in grado di reggere il passo neanche in maniera semplice alle sfide politiche che attendono alla prova del partito. Caro Presidente, tu sai che il capo. Che il capo puoi appagarne le conseguenze, perché quando sarà il momento di lasciare la nave che affonda, e moltissimi sono già lontani, tu sarai l'ultimo ad abbandonarla se non affonderai con lei. Sì. Ok, siamo quasi. Ma purtroppo neanche a questa lettera ho avuto risposta, eppure le recenti elezioni regionali confermano che non avevo così torto, con Forza Italia ai minimi storici in una coalizione completamente dominata dalla Lega. Non so più cosa credere. Davvero, dopo la lealtà mostrata, mi tratta così? Ma io sono Antonio Razzi, io non sono uno straccio, non sono il ciuccio che loro credono, io sono Razzi e di Razzi ce n'è solo uno, tranne quelli in Nord Corea. E proprio perché sono un caso unico del panorama politico italiano, sono stato invitato diverse volte come ospite alla trasmissione condotta da due popolari comici, Luca Paolo, quelli che dopo il TG. Luca e Paolo, quelli che dopo il TG. E anche in quell'occasione era fine novembre 2018. Mi sono rivolto a lui, al mio vecchio amico, con un breve discorso scritto che voglio allegare a questo capitolo un po' doloroso. Però, visto che la lettera scorsa era condita di esortazioni e osservazioni serie, un registro che magari non gli piace, questa l'ho voluta condire con dei toni fantozziani. Dopo il mitico ragioniere creato da Paolo Villaggio, lo recito io, mentre a lui va la parte del mega direttore galattico. Ah, prima di salutarlo, faccio un omaggio a Troisi e Benigni di Non ci resta che piangere, la famosa lettera a Savonarola. A Sua Eccellenza, ex Cavaliere del Lavoro, onorevole Presidente illustrissimo, già plurititolato patron del Milan e ora in forza al Monza, dottor Silvio Berlusconi. Io sottoscritto Antonio Razzi, nato a Giuliano Teatino il 22 febbraio 1948, ex senatore della Repubblica Italiana, chiedo ufficialmente le vostre illustrissime e gratitissime scuse per non avermi candidato nelle liste nel suo illustrissimo partito. In attesa di ricevere un illustrissimo riscontro, le porgo i miei più umili e cari saluti con la mia faccia sotto i suoi piedi, in fede Antonio Razzi. Leccaculo anche così. Però sorpresa, alla fine, proprio alla fine dell'anno, il 31 dicembre 2018, mi ha chiamato. Il pretesto era gli auguri, è stato piuttosto gentile e si è anche scusato per la sparizione. Caro Antonio, innanzitutto grazie per gli affettuosi auguri, ha detto. Io ho continuato a tenermi cordiale ma un po' freddino. Si figuri, presidente, dovere. Mi dispiace non averti sentito per tutto questo tempo, ma tra i miei acciacchi e i vari impegni non ho avuto un attimo. Non fa niente, ho risposto. Però voglio vederti, ti prego, la prossima volta che sei a Roma, passa a salutarmi a Palazzo Grazioli, che abbiamo un po' di cose da dirci. Mi sembra sincero questa volta, era lui a volermi vedere. D'accordo, sarà fatto. Allora un grande abbraccio, presidente. Stavo per chiudere, ma il sentimento che mi unisce a lui ha fatto capolino. Sì, per me è sempre lei, il mio presidente. Illustrissimo, esattamente.
No, vabbè. Alla prossima live iniziamo forti, raga. Non so se si legge. L'amico Putin. Dio buono, questo è potentissimo, raga. Oddio. Questo è anche più corto, sono 4 pagine. Raga, su. Oltre a Stefan, qualcuno commenti. Leggo anche il capitolo di Putin. Lo leggo il capitolo di Putin. Questo è stato scritto nel 2019 ed è chiaramente lui che lecca il culo a Putin. Lo leggo, sì o no? Dai su. Qua solo Stefano commenta. Un po' mi dispiace, però vabbè, sì. Mi sa che a sto punto, raga. Facciamo la volta prossima. La prossima volta. Domenica sera. Eh sì, Stefan ci sta. Stefan è carico. Forza, chi è? Che altro c'è? Nessuno? Cazzo, però sono stato live un'ora, eh. Non è poco. Raga, mi sa che sì, posticipiamo. E niente, dai. Dai, su. Dai, abbiamo fatto belle cose oggi. O comunque siamo stati produttivi. Siamo arrivati ben oltre. Forse quei capitoli, mi pare, erano 7 e 8. No, 8 e 9 li saltiamo proprio perché lui che blattera sulla Corea del Nord non mi sembra il caso. Però quello di Putin, aspetta, vi dico già cosa c'è dopo. Allora, c'è un capitolo su Putin che è anche bello corto. Gli Stati Uniti d'Europa, quindi lui parla di europeismo. Ok. All'ambasciata, questo mi sembra un po' una. Ah, però sempre Kim Jong-un, comunque un libro che si concentra su quello. Ci sta. Democrazia da esportazione. E poi basta, finisce così, ci sono varie foto. Te lo dico da Nobel, poi umilissimo lui che intitola un libro su quello, su così. Te lo dico da Nobel. Però ha una firma figa Antonio Razzi, bisogna dirglielo. Guarda quanto è figo. Vabbè, dai, raga. Ci sentiamo. A presto. Grazie per avermi guardato.